Grazie Presidente. Questa mattina abbiamo spesso parlato di imbarazzi, di troppi regolamenti proposti dall'attuale maggioranza. E, tra l'altro non vedo... Ah sì, eccola, la consigliera Tempesta. Di mancanza di visione, siamo qui ad illustrare un altro regolamento, in particolare appunto il regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla promozione e valorizzazione di iniziative dell'interesse dell'Assemblea Capitolina. Questo aggiornamento si è reso necessario in quanto le nuove disposizioni normative in materia di trasparenza e di anticorruzione rendono necessario operare appunto il riesame del regolamento attualmente vigente, nel senso di individuare procedure pubbliche per la concessione di contributi da parte dell'organo assembleare e di un iter amministrativo che si basi su criteri oggettivi per l'individuazione dei soggetti beneficiari. Questo perché? Perché in passato, ora spero di non usare una parola che spesso fa innervosire i nostri colleghi, in passato si sono dati in concessione contributi anche molto consistenti senza dei criteri oggettivi, appunto, quindi con piena discrezionalità da parte degli organi di governo di allora. Ad esempio nel 2011 si è registrato il picco massimo di contributi, sono stati erogati oltre 6 milioni di euro, che lo ricordo per chi non lo sapesse è il doppio del budget, dell'intero budget annuale di una struttura che conosco bene, il Dipartimento Sport, quindi il doppio del budget annuale. Un attimo solo, consigliere. Silenzio in aula, per favore, chiedo al pubblico presente di seguire in silenzio. Grazie. Prego, consigliere. Dicevo, quello che equivale al doppio del budget annuale del Dipartimento Sport è stato erogato in un solo anno come contributo ad eventi individuati con criteri discrezionali. E quindi l'anno scorso, in assenza appunto di un regolamento aggiornato, abbiamo deciso di non erogare alcun contributo. Quest'anno sono stati messi in bilancio 200.000 euro e oggi siamo qui ad approvare un nuovo regolamento proprio per poter avere la possibilità di contribuire a questi eventi che rientrano tra le finalità riconosciute all'interno dello Statuto di Roma Capitale, che sono la tutela dei diritti individuali delle persone, il divieto di ogni forma di discriminazione, a partire da quella di genere, il facilitare il dialogo tra cittadini e amministratori, lo sviluppo economico, sociale e culturale della città. Lo faremo però appunto tramite seguendo le linee indicate da questo nuovo regolamento, in particolare per quanto riguarda la programmazione e il limite al contributo. Abbiamo previsto che il contributo massimo sarà pari al 50% del costo delle iniziative e comunque non superiore a 10.000 euro. Abbiamo previsto che l'ufficio di presidenza dell'Assemblea Capitolina predisponga un avviso pubblico ai fini della ricezione delle proposte di iniziativa presentate. Prevediamo che la valutazione delle richieste avvenga con determinazione dirigenziale del direttore dell'Assemblea Capitolina, sulla base dei criteri di valutazione giudicati da apposita commissione composta da almeno 3 membri scelti tra i dipendenti di Roma Capitale. All'articolo 7 vengono indicati i criteri di valutazione delle proposte, che sono la rilevanza e il soddisfacimento dell'interesse istituzionale e la ricaduta territoriale delle proposte, la coerenza delle finalità della stessa con i principi di cui al capo 1 dello Statuto di Roma Capitale, la chiarezza e la completezza descrittiva della proposta, la significatività istituzionale e sociale della proposta, il carattere originale e innovativo della proposta e la diffusione mediatica della stessa. Si prevede quindi che la liquidazione dei contributi avverrà solo al termine dell'evento, quindi dopo che l'evento si sarà svolto, e sulla base di
di spese rendicontate, quindi ciascun organizzatore presenterà il progetto, sarà giudicato dalla commissione e realizzerà il proprio evento, al termine del quale, raccogliendo le spese certificate, produrrà appunto questa richiesta di contributo spese. In sostanza, ecco, con questo regolamento prevediamo di mettere delle regole da dove in effetti non c'erano, e appunto vogliamo ancora una volta andare a riportare in linea con quello che è previsto dalla normativa nazionale ciò che si fa qui all'interno del Comune di Roma, e quindi prevediamo appunto che tutti gli eventi per i quali l'Assemblea Capitolina riconosca un interesse istituzionale seguono appunto un iter trasparente e vengano giudicati con criteri oggettivi sulla base del merito e non sulla base di criteri discrezionali diversamente valutabili, insomma. Vi ringrazio.